Cosa suoniamo oggi? Oggi facciamo un blues per... Hyundai Santa Fe Blues. Sì, esattamente, Boris, esattamente. Tu mi dai la dritta, io la seguo. Caratteristiche principali della Hyundai Santa Fe 2002 CRD, hai 4 ruote motrici, quante ne hai? 200 cavalli, motore omologato Euro 6 con 3 cavalli più rispetto alla versione precedente, perché la turbina a geometria variabile VCT, coppia massima minima a soli 1800. Ma comunque è una macchina pazzesca. È pazzesca, no? No, l'interno è di una bellezza e di un'abitabilità che mi ha lasciato disorientato, più del tuo giro di blues. Io non chiedo come consumi? Ecco, i consumi, considera che è 4 ruote motrici. Sì. Strumentazione con cluster supervision, roba navigatore che mi fa lo spettacolo che sono rimasto quasi offeso. Fattoria al Duomo a Fidenza. Dove? A Fidenza. In vicolo Antini 26. Esatto. Perché lui ti fa praticamente, tu gli ordini la porzione di pasta uno la prende e tira fuori da... No, lui ti prende l'impastatrice, tram, ti tira giù e ti fa quello che vuoi. Sì, al momento. Sì, ma quante te ne servono? Bim bum bam e te li fai. Bim bum bam te li faccio immediatamente. Esatto. Lunga 83, la chiuda, con calma salvazione per rispettare l'utilità per saltare. Però le remote, anzitutto, macchine funzionali che sono fatte completamente al pericolo, come si dice, ed è una disabilità anche di vivere. La disabilità è severissima, ma questo qui controllo che è particolarmente... Diciamo furba, insomma, è molto intelligente, perché è normale che questo controllo, l'altro controllo.
è invece in Europa dal 2000, sono in Italia nel 2004, dove ovviamente il mondo è ancora fermato sul mercato europeo, dove un terzo delle vendite in Europa è fatto dalla Santa Fe. Ora ovviamente con 10, 20, 30, 30, non è più così, però comunque la Santa Fe è nella top 10 brillantemente, nella top 10 è l'anno meglio del segmento di studio dell'Italia. Continuate a seguirci, ma devi farlo poi. Thank you.